Vento e mare grosso non sono riusciti a fermare i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Mare. La statua della Vergine ha navigato ugualmente per elargire le sue benedizioni, trasportata in processione su una barchetta per le vie cittadine sino alla spiaggia, scortata dalle autorità civili, militari e religiose. Così il comitato dei festeggiamenti ha continuato a rendere suggestiva la festa, che si caratterizza proprio per la parte conclusiva della cerimonia con il passaggio in barca della Vergine nelle acque antistanti il Borgo della Marina. Siamo giunti ai festeggiamenti di Maria Santissima del Mare. Piazza Mare è già gremita, Noemi è arrivata, l'attesa è tanta. Voglio ringraziare il Comitato Festa per aver organizzato al meglio i festeggiamenti dell'Associazione Proloco Nuova Torrenova, la Polizia Municipale che sta curando al meglio la viabilità nei minimi dettagli, l'Ufficio Tecnico che è da stamattina, tutti gli operai che sono al lavoro, che stanno cercando di rendere tutto al meglio e di rendere Torrenova accogliente. Festa come al solito è andata alla grande e un sacco di partecipazione. Abbiamo fatto la benedizione sulla spiaggia e ci sono state un bel po' di persone, grande partecipazione e possiamo dire che è andata bene come tutti gli anni. Dal resto, a nome del comitato, voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito alla riuscita della festa e alle aziende del paese e alle attività commerciali. Capiamo che il momento è un po' difficile per tutti, ma le persone si sono impegnate per contribuire. Un successo la festa, che si rinnova ormai dal 2013 grazie all'impegno del Comitato per i festeggiamenti e alla collaborazione con l'amministrazione comunale e le imprese locali, che si è conclusa con il concerto di Noemi, prima dei Big in cartellone per l'estate torrenovese. Piazza Mare gremita per ascoltare l'intensa voce blues e soul della Rossa Romana, che si è esibita in quattro brani del suo repertorio e tante cover.